Sarà una settimana ricca di iniziative alla parrocchia del Vallato di Fano per l'inaugurazione della Casa della Comunità prevista per giovedì 29 giugno, alle ore 20, dopo la messa presieduta dal Vescovo alle 18.30. Ultimi ritocchi dunque per l'apertura al pubblico e ai ragazzi della nuova struttura all'avanguardia, realizzata interamente in legno, antisismica, completa di impianto fotovoltaico, illuminazione a LED e una pompa di calore per permettere il riscaldamento e l'aria fresca. Notevole i numeri: 900 metri quadri totali, di cui 600 al piano terra e 300 al primo piano, 200 metri quadri di salone e 8 stanze per il catechismo, 8 bagni e un magazzino, circondato da prati verdi e un parcheggio per auto. Costo totale dell'edificio 1.300.000 euro circa, suddivisi dal 75% dal contributo dell'8 per 1000 della CEI e col supporto della diocesi, della parrocchia, insieme ad altre realtà locali e Regione Marche. La Casa della Comunità è stata intitolata a Don Paolo Tonucci, prete della nostra diocesi, scomparso nel 1995, che ha dato tanto nella sua vita per la missione. Abbiamo voluto dare all'inaugurazione anche un titolo: essere chiesa aperta. Credo che questa sia la caratteristica che ogni comunità parrocchiale in un territorio deve avere, quello della fraternità e dell'apertura, da una parte per accogliere tutti, ma dall'altra anche per essere un segno piccolo per le altre istituzioni. E questo lo facciamo proprio dando a questo edificio il nome di casa. La casa è accogliente, la casa non ha barriere, ecco, e accoglie tutti. Del resto, una mia frase che io porto sempre è: quando ti nasce un figlio non sai chi ti mette in casa. Ecco, i genitori sono aperti, così questa casa della comunità. E che questa casa possa essere un lievito, perché possiamo veramente accoglierci e sperimentare la bellezza dell'essere insieme e del costruire veramente un mondo fraterno. Nel 2021 la posa della prima pietra, mentre lo scorso anno l'inizio dei lavori. Alla conferenza presenti il parroco, il consiglio pastorale e parrocchiale, gli ingegneri e la ditta dei lavori. Nutrito il programma di iniziative dal 26 giugno fino al 3 luglio. È vero che è la festa della parrocchia e del patrono della parrocchia del Vallato, ma l'invito è per tutta la città di Fano, ci teniamo. E insieme nel programma abbiamo creato collaborazioni e contaminazioni positive insieme a tante realtà che ruotano attorno al panorama fanese, come il CSI, l'associazione di tennis da tavolo, la cooperativa Tre Ponti, il San Costanzo Show. Insomma, ci sono tanti ingredienti. Chiaramente, oltre al 29 di giugno, dove ci sarà l'inaugurazione, quindi invitiamo tutti quanti, un'altra serata importante è quella del 1° di luglio, quindi sabato ci sarà una bella festa in piazza insieme, dove ci sarà la possibilità di mangiare, di divertirsi col San Costanzo Show. I bambini si possono divertire con i gonfiabili e ricordiamo, per tutte le serate della festa ci sarà una pesca allestita qua all'interno della Casa della Comunità con 2.000 premi per tutti. Ecco, quindi ci sono tutte le condizioni per aiutare, per divertirsi, ma anche per aiutare il nostro progetto.